Sì, il 4, cioè sabato prossimo, si inaugura la mostra di Nino Migliori, uno dei fotografi più importanti a livello mondiale. Sarà presente lui stesso nella mattinata del 4 per una lezione ai soci del circolo e anche a ospiti che vorranno parteciparvi dietro prenotazione. Nino Migliori espone al circolo dal 4 stesso sino all'8 di gennaio. Una parte delle sue opere, perché ovviamente la sua produzione è immensa, sono opere che riguardano un periodo abbastanza circoscritto, cioè gli anni 50, il periodo del realismo. Sono foto molto belle, importanti, conosciute, sono presenti alcune di queste nei musei più importanti a livello mondiale. Nino Migliori rappresenta per la fotografia italiana sicuramente un punto di riferimento. È un onore per il circolo ospitarlo, fa parte del ciclo delle quattro grandi mostre che il Circolo Fotografico Arno per i 40 anni del circolo ha organizzato nel corso dell'anno 2021 e questa appunto è l'ultima manifestazione che le precedenti, ricordo, erano Mauro Galligani, George Teige, Silvano Monchi e a questo punto Nino Migliori. Questa mostra appunto starà aperta fino all'8 gennaio con un orario di apertura il martedì e il giovedì nel pomeriggio, il sabato, la mattina e il pomeriggio. Ovviamente sarà chiuso per il giorno di Santo Stefano il 1 gennaio. Susseguentemente stiamo organizzando, ed è in fase ormai definitiva, l'apertura di un'ulteriore mostra importante per Figline quantomeno, tratta dall'archivio storico tenuto dal circolo del comune di Figline in Città Valdarno, si terrà in Corso Mazzini 1. È una rassegna di circa 80 opere fotografiche che narrano i figlinesi o comunque la vita, la ricreazione, la cultura, la politica a Figline dall'inizio del Novecento sino alla fine del Novecento. Una mostra molto importante. Questa starà invece aperta tutti i giorni, la mattina e nel pomeriggio, ivi compreso i festivi. Ok.